che abbiamo per tutelare la brava gente che è la maggioranza degli italiani. Ed è per questo che voglio chiamare qui sul palco il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede. Alfonso Bonafede. Ciao a tutti. Direi che ci siamo, no? Grazie. La piazza è piena e la gente vuole protestare contro questa ingiustizia. Adesso vi faccio ascoltare Alfonso, ma guardatevi la piazza. Avanti. Grazie di cuore a tutti. Se non mi chiamo Rosa, qualcuno ha detto sbuca di lì Alfonso, ma questa è una piazza che vuole andare contro qualcuno, questa è una piazza che vuole influenzare i giudici dell'Alta Giustizia all'interno del Parlamento, che devono prendere una decisione importante sui tempi. Allora chiariamo subito, questa è vuole fare soltanto una cosa che è sacrosanta, e cioè rivendicare il nostro diritto ad essere il Movimento 5 Stelle. Il nostro diritto ad essere quella forza politica che è entrata dentro le istituzioni. Bello. E ha portato avanti battaglie che i cittadini volevano portare avanti da decenni e che tutti ignoravano, e quando quelle battaglie ci hanno portato poi dentro le istituzioni a raggiungere i nostri obiettivi, ora siamo giù qui perché rivendichiamo il nostro diritto a difendere quelle battaglie e quei risultati. È il valore dell'onestà che ci ha portato dentro le istituzioni, che ci ha spinto a crederci quotidianamente. E la piazza di oggi va oltre la singola battaglia dei vitalizi, che è fondamentale. È un simbolo di qualcosa di più importante, e cioè che per noi del Movimento 5 Stelle l'unico privilegio che devono avere le persone che entrano dentro le istituzioni è quello di essere portavoce. Ed è il nome di questo privilegio che ci avete dato tutti voi, di quel sostegno che ci date ogni giorno, che abbiamo portato avanti le nostre battaglie, abbiamo tenuto in alto i nostri valori, e quelle battaglie ciascuno di noi, ogni parlamentare, ogni ministro, le porta avanti quotidianamente. Dobbiamo combattere, spesso combattiamo contro tante resistenze, lo facciamo anche che il movimento è cresciuto, che sta portando avanti un confronto, un dialogo con le altre forze politiche che sono al governo, non cedendo mai alle provocazioni, perché cedendo alle provocazioni si fa ciao. Un gioco dei provocatori. Noi andiamo avanti con i nostri adesso valori. Scendo, lascio spazio anche altre persone di stare sopra questa specie di scaletta, se no ci ammazziamo. Da ministro della giustizia, eccomi. E grazie al sostegno che ci avete siamo qua, sentite le parole di Bonafede.
Ciao. Do un po' di immagini del backstage. C'è un bello spirito, una voglia di continuare a lottare e di trovare il baricentro sui nostri valori fondamentali. E ce n'era bisogno di questa piazza oggi. C'era bisogno di ritrovarci, ne ha bisogno di farlo anche spesso, secondo me, perché subiamo talmente tanti attacchi ingiusti che incontrarci, sentite le parole di Bonafede, ci fa trovare giusto baricentro, giusto stimolo. Cosa state scrivendo? Sono diventata presbite e non riesco a leggere. Quando il tuo obiettivo è ambizioso, forse è normale ed è giusto che ci siano delle resistenze. E allora però vi devo ringraziare, il sostegno che ci avete dato è stato continuo e tutti i giorni incontro tanti di voi, anche qui per arrivare a questo palco, e mi dicono non mollare, ce la dobbiamo fare. Guardate qua chi c'è. E vi dico, Giancarlo, saluta un po' le persone sulla pagina. Ciao, vedi? Forza ragazzi, ci ho ripreso la piazza, bellissimo. Bello, qua c'è Giancarlo che sta anche lui filmando la piazza come me. E come vi ho detto, è così importante riuscire a fare baricentro sui nostri valori. Quello è il nostro baricentro e ci dà il coraggio. Guardate che si vede la Caro là dietro, Luigi. È lo spazio selfie? No, è lo spazio diretta. C'è anche il Super Gianca, niente, ci buttano giù. A tutti, il Movimento 5 Stelle c'è. Elena, ti faccio risalire subitissimo. Sì, vieni qua. Saluta! Io in questi giorni ciao! Sono i nostri ragazzi che ci aiutano tantissimo a lavorare in Parlamento. E vedete, mi hanno fatto scendere da dove mi ero messa, che era lì, perché era un bel posticino per farvi vedere la piazza. Ma giustamente adesso c'è la telecamera che riprende. Vedo un po' se riesco a infilarmi da qualche parte anch'io, ma ogni punto buono è preso. Mi sento un attivista quando mi infilavo nei pertugi più nascosti per riuscire a fare una diretta. C'è
Giglio, vuoi dire un ciao alle persone che seguono la diretta? Ciao, ci hanno dati per morti, come vedete non è proprio così. Esatto, appunto, quello che dicevo anche io, bisogna stare assolutamente sui nostri valori. In un bel baricentro. Aspettate che provo a rimettere la Paola. È un po'? No, così va bene? Se vuoi metterti ci metti, no? Sì, sono in diretta, ma se devi andare, vuoi fare una ripresa, falla da qui. Sì, sono i nostri ragazzi della comunicazione, vedete, anche loro fanno le riprese, giustamente. Dicendo anche un po' il posto, no? Perché tanto poi sono cose che arriveranno anche a voi sui canali ufficiali del movimento. Qua c'è il nostro Pierpaolo Sileri, grande. Fai un saluto, Pier. Ciao. Aspettate, aspetta, no, ho sbagliato il verso. Guardate un po' che abbiamo qua. Ciao, ciao ragazzi. Magari Spadoni, qua anche loro. Sì. È venuto a rimpatriare i nostri concittadini dalla Cina. Esatto. Veramente un uomo, un medico con la missione del medico, il giuramento di Ippocrate, lo rispetta tutti i giorni della sua professione. E insomma, un grande cittadino, siamo molto fieri, molto orgogliosi di lui. Assolutamente. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Adesso riprendo la diretta della Paola. Un po' più debole di loro, non ci sto a sentirmi schiacciata da una nazione continua che non fa bene, una permanente.
3 anni di governo. E in questi 3 anni i risultati si cominciano a vedere adesso e troppi se ne dovranno vedere. Ieri si sono messi un po' tutti davanti ai grandi risultati del reddito di cittadinanza. E pensate un po', gli stessi che oggi stanno difendendo i vitalizi No, troppo emozionato, quindi non ho niente da dire, quindi è incredibile. Tanta roba. Che mi ha tratti, ma che leggero ogni giorno.
serve, chi si ripara di voi, oltre voi ci vuole sempre, ed è questo che io vi chiedo, di sederci, aiutarci, supportarci, spingerci, convincerci. Siamo noi il Movimento 5 Stelle, nessun altro è il Movimento 5 Stelle, se no più di quattro loro. Ad ogni vita, una terra di spalle, testate e sguardo avanti. Il futuro è dato avanti, non guardiamoci più indietro, non pensiamo a quello che è stato, non pensiamo a quello che poteva essere. Se il futuro è perché esiste il Movimento 5 Stelle, io di questo ne sono sicura. Io di questo ne sono sempre stata dolorosa. Non mi sono mai un giorno pentita di aver fatto anche una sola battaglia. E quello che ho perso, ho pensato a lei a non mi mandare. Immagino questo paese, lo vedo così, lo vedo giallo, come le stelle, lo vedo giallo come il sole, lo vedo un paese luminoso, non lasciamo che Dio sia il buio, non lasciamo che tutto questo venga spazzato via, non permettete a nessuno di mettere in dubbio anche un solo minuto del vostro impegno con il Movimento 5 Stelle, non permettete a nessuno di farvi sentire dalla parte sbagliata. Io ci credo e ci ho sempre creduto e oggi questa piazza mi convince che ho fatto bene a crederci e che ci dobbiamo continuare a credere in questa cosa più insieme. Io adesso voglio ricordare a tutti l'ultima cosa. Non abbiamo deciso noi di scendere in piazza, non abbiamo deciso noi. Guardate com'è bello vedere Luigi che incoraggia Vito Crimi. Bella immagine. Pensavamo di un atto, di una delibera, potesse fermare tutto questo. E invece abbiamo trovato un pezzo di casa che ha deciso di volerci ostacolare. E allora ci andiamo dal web e siamo in una voce alta. E noi quella voce l'abbiamo ascoltata. Siete stati voi oggi a volere questa piazza. Siete stati voi oggi a ricordare perché non esisterà più qualcuno che può dire questo privilegio mi spetta e di te non me ne frega niente. E per questo motivo oggi insieme al nostro capo politico Vito Crimi. Stavano su questa piazza anche i veri artefici di tutto questo che oggi troviamo. Grazie a tutti ragazzi. Vai Paola! Brava! Grande! Grandissima! È emozionante! È anche pieno di orgoglio vedere questa piazza. La parola che ho sentito ripetere più spesso oggi è l'orgoglio. L'orgoglio di essere un Movimento 5 Stelle, un movimento fatto di cittadini che sono qui ancora una volta per ribadire le cose più basiche, quelle della giustizia, della solidarietà, e oggi per dire no alla tenta di riappropriarsi di un privilegio. Abbiamo lottato per poter abolire quel privilegio dei vitalizi, l'abbiamo fatto con fatica, come abbiamo lottato per abolire altri privilegi come il taglio dei parlamentari e tanti altri sono stati gli obiettivi raggiunti. E qualcuno ci ha dato per finiti, io non so quando ci chiamano, ormai in fase di sperimento, e pensavo di poter riprendersi tutto quello che noi avevamo tolto. No, non ti preoccupare, non avevamo fatto i conti con i cittadini, non avevamo fatto i conti con voi. È molto meglio la piazza dei giornali. Sì, mettiti qua pronto. Non si tocca, nessuno si deve permettere
è perché non abbiamo fatto sconti a nessuno. Siamo entrati in quelle istituzioni e in quelle istituzioni, giorno dopo giorno, abbiamo cercato di raggiungere quei risultati che ci eravamo prefissati. Non abbiamo fatto come tanti altri che una volta dentro se ne sono dimenticati, no, ci siamo messi con capabilità, con determinazione, grazie anche al vostro sostegno, e siamo riusciti a portare a casa dei risultati. E quei risultati oggi sono sul tavolo, e quei risultati lotteremo perché nessuno li tocchi. Perché qualcuno pensa che basta distrarsi un attimo e poi cominciano a riappropriarsi dei propri privilegi. Ma noi non ci stiamo, e lo stiamo dimostrando in questa piazza. Io vorrei far salire sul palco adesso Sara e Dani con me. E vi racconto chi sono, come nasce questa piazza, perché è importante. Ecco qui, Dani. Voi direte, ma chi sono Dani e Sara? Dani e Sara sono l'esempio del Movimento 5 Stelle, del riscatto, della rinascita, di quello che il Movimento 5 Stelle riprenderà, il ruolo dei cittadini, il ruolo degli iscritti, il ruolo dei portavoce, il ruolo di tutti, tutti insieme uniti come un unico corpo, perché questa è la cosa che ci fa vincere le nostre battaglie, lavorare insieme, uniti, questo è il nostro obiettivo. Davide e Sara sono quelli che insieme a tanti altri hanno lanciato questa manifestazione in rete e quindi è insieme a loro che oggi abbiamo potuto realizzare tutto questo. Lascio la parola a Dani. Il gruppo Facebook che ha organizzato questa manifestazione, che ha chiesto di fare questa manifestazione. Sentite che belle parole. Perché non sono, come dicono tutti, ormai la casta. La casta sono quei cittadini che sono entrati e automaticamente hanno iniziato a pensare ai loro privilegi. Che esercitassero le istituzioni, se rappresentassero le istituzioni con disciplina e onore,
la Costituzione, allora tutto avrebbe un senso. Oggi se siamo qui dobbiamo ricordare che le istituzioni italiane rappresentano veramente quello che il popolo ha bisogno e soprattutto ricordiamo una cosa, dobbiamo gridare onestà, onestà perché il cambiamento ci sarà, c'è stato e dobbiamo mantenerlo. Ricordatelo tutti, onestà ragazzi, onestà! Dobbiamo tutti ringraziare tutti quelli che hanno organizzato i pullman che sono arrivati da tutta Italia. 90 pullman, solo 90 pullman. Una partecipazione così forse l'avevamo un po' dimenticata, ma i due ragazzi, ma anche gli altri che hanno lanciato questa manifestazione ci hanno fatto ricordare qual è il cuore, qual è la passione. Perché la passione e l'entusiasmo è quello che ci hanno portati in Parlamento e quella passione e l'entusiasmo è quello che ci porterà a raggiungere nuovi risultati per il popolo italiano. Ringraziamo tutti quelli che hanno organizzato la rete dei facilitatori, è stato il primo, la prima prova sul campo, la capacità dal basso di riorganizzare, di rilanciare questo momento, perché questo Paese ha bisogno del Movimento 5 Stelle. Perché non si deve il cambiamento, è una rivoluzione gentile la nostra, è una gentile rivoluzione. Qualcuno dice che abbiamo dei toni moderati, bene, sì, forse è vero, saremo anche moderati nei toni, ma non siamo moderati nell'anima. Grazie a tutti. Bravo Vito. Onestà, 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 onestà. Fatelo sentire forte a chi va sotto. Allora, okay, è finita la manifestazione, adesso la gente uscirà dalle piazze e invaderà pacificamente Roma come abbiamo sempre fatto. Infatti torneranno a casa subito, hanno fatto un grande sacrificio per venire fino a qua. E io domani sono a Genova all'assemblea della Liguria, mi raccomando, dico a tutti i genovesi, partecipate, è importante decidere assieme il nostro futuro. È importante partecipare, perché chi partecipa vale uno, chi non partecipa vale zero. Un abbraccio a tutti, ciao!